Siamo in compagnia del coach Infante, inizia il 2016 e inizia con la quarta vittoria in 5 gare. A questo punto è possibile parlare anche di playoff? Vabbè, ma forse non sai che io sono napoletana, quindi scaramanzia a mille, io non parlerò mai di playoff, anche perché ho detto sempre alle ragazze che dobbiamo giocare partita su partita. La classifica non la guardiamo mai, e quindi non parliamo mai di playoff. Però ecco, è logico che dobbiamo venire in palestra tendendo a qualcosa di meglio, quindi se arrivano i playoff ben vengano, però noi giochiamo partita su partita. L'ultima gara con l'Ischia ha visto la Battipagliese vincere per 3-7-0, i parziali però molto vicini. Sì, è stata una partita molto tirata. Al di là di ogni aspettativa abbiamo sofferto tantissimo. Una squadra molto brava in difesa, molto dura, diciamo, dava molti problemi, ecco, nel mettere palla a terra. Però alla fine forse maggiore esperienza è uscita fuori. Nelle palle punto a punto siamo uscite noi fuori con maggiore esperienza. Però non è stata assolutamente facile. Poi riguardo anche... non è stata facile, ma dobbiamo pensare anche che le ragazze venivano da 3 settimane di fermo, quindi il rientro è sempre difficile. E quindi già sono contenta che comunque non abbiamo lasciato nessun set alla squadra ospite. State preparando già la prossima gara, cosa vi aspettate? Ci aspettiamo battaglia, perché questa squadra è una squadra vicina di casa, tra virgolette, è una sorta di derby e molte ragazze si conoscono e poi comunque vogliamo continuare a fare bene. Anche loro non stanno facendo male in campionato, pur essendo una squadra che è salita quest'anno dalla categoria, dalla Serie D. Quindi noi cerchiamo di fare bene, però è una partita importante e dura. Il gruppo si vede che è cresciuto sia tecnicamente che nella forma fisica. Possiamo dare il merito al coach? No, guarda, non diamo il merito al coach, diamo il merito a loro che hanno voluto fare qualcosa in più. Io solo ho avuto la fortuna di allenarle e di dare quello che io so, quindi loro apprendono, sono ragazze giovani, quindi apprendono con facilità, però il cammino è ancora molto lungo, però siamo sulla buona strada.